servizio, visto che alla leggera e al pubblico alla leggera di solito gli piace ballare, cantare, ma gli piace pure demagnare e bere, e giù c'è un rifresco, allora facciamo una pausa e un rifresco. E lì stavo già mangiando, buon appetito, buon appetito. Ora facciamo un pezzo catalano, quanto... Professor Pantino, si distragga anche lei che già c'è, ma c'è un tira. Facciamo questo pezzo catalano che si intitola L'Estaca. Che cos'era L'Estaca, Emerson? Vediamo se hai studiato. L'Estaca è una immagine, diciamo, un'allegoria. L'oppressione di un regime totalitario come quello franchista, che come tutti noi sappiamo. Bravo, hai studiato, sei preparato. L'Estaca è un pezzo che, niente, sono tempi strani questi, succedono cose strane, e noi pensiamo che sia molto attuale questo pezzo, quindi ve lo riproponiamo in previsione anche della manifestazione che si terrà domenica in Val di Susa. Noi lo dedichiamo ai valsusini che stanno lottando, stanno combattendo una battaglia molto importante contro un'opera che ti costerà 23 milioni di miliardi, non ricordo, di euro, una cifra depositata per una linea che non servirà, non andrà mai a pieno regime. Sono linee che non si usano in Italia, sono giù per Caldrini, ma non sono le linee che funzionano in Italia, quindi la lotta dei valsusini è una grande lotta e dovrebbe ricordarci tutti, e noi l'appoggiamo e gli dedichiamo questo pezzo. Ci sono dei susinori e anche voi.
si affine.